Presidente Lauria, come traccia il bilancio di questi due giorni di scherma qui al Palabre Bank? Beh, assolutamente positivo. Ad oggi, con stamattina, siamo già a 4 titoli su 4 in palio, del fioretto ovviamente, sto parlando del fioretto, e questo non può che essere un risultato lusinghiero. Quello che volevamo rimarcare comunque è che nel fioretto oggi siamo sicuramente tra, se non la società più prestigiosa a livello di numeri nel settore giovanile, tra le più prestigiose in Piemonte e direi anche in Italia. Ieri su 70 atleti 29 erano del ciclo schermistico cuneese, quindi segno questo di una città che sta crescendo. Un merito straordinario lo voglio dare al nostro ex presidente, oggi presidente onorario, Armando Albanese, la capacità straordinaria di fare risultati, di fare squadra. Noi oggi abbiamo una bella squadra, abbiamo ragazzi che si divertono, abbiamo ragazzi che accedono a questo sport meraviglioso. Un grazie sentito, credo anche doveroso, doverlo dare all'amministrazione comunale. Adesso esco fuori dai panni dell'oppositore, perché grazie soprattutto alla lungimiranza di un assessore allo sport che è Walter Fantino, abbiamo insieme, e sottolineo insieme, fatto una bella cosa riguardo per quello che riguarda la scherma. Quindi mi riferisco ovviamente alla sala scherma. Speriamo di riuscire a fare ancora di più e meglio. Credo che i numeri noi li si abbia e credo che insieme si possano affrontare. Ecco, qual è il margine di crescita del circolo schermistico cuneese? Ma noi 3 anni fa abbiamo giocato una scommessa, e mi piace ricordare e ringraziare ancora Armando Albanese. Abbiamo fatto una scommessa, eravamo 60, oggi siamo 120, lascio a voi qualsiasi tipo di ragionamento in merito. Tra poco 280. 180 no, perché non siamo pronti con la sala, sarebbe troppo piccola, ma è un obiettivo. Grazie. A te.